Oggi parliamo di un'espressione che è abbastanza nuova, nel senso che è nata questa espressione con tutte quelle applicazioni di messaggistica che ci sono adesso, WhatsApp, Messenger, eccetera. Questa espressione è to get left on red. To get left on red. C'è un cane che abbaia! Quando qualcuno ti lascia sul red, vuol dire che ti lascia sul letto. Avete presente quando mandate un messaggio, l'altra persona che sputata, ragazzi, l'altra persona lo legge ma non risponde? Ecco, quello è to get left on red, cioè ti ha lasciato sul letto ma non ha mai risposto. Esempi: my girlfriend left me on red. I texted Brian 5 hours ago, but he's online now. I guess he just left me on red. Cioè, ho mandato un messaggio, I texted Brian, ho mandato un messaggio a Brian 5 ore fa e adesso è online, mi sa che mi ha lasciato sul letto. He left me on red. Attenzione, si può usare anche il tempo presente, non solo il passato, eh? Quindi vedete una persona che non vi risponde mai e potete dire you always leave me on red. Mi lasci sempre sul letto, non mi rispondi mai.